Ciao ragazzi, sono appena tornato a casa da lavorare e di solito prima di andare a correre mi faccio uno spuntino. Oggi invece della solita banana ho chiesto alla signora se potevo aprire l'ananas che sta crescendo nel nostro giardino e le abbiamo detto sì, fai pure. Quindi momento eclatante, mi attrezzo con un coltellaccio, vado in giardino e poi proviamo ad assaggiare l'ananas. Secondo me è una figata. Tanto scelgo il coltello. Questo va bene? Vado, andiamo. Questa, ragazzi, è l'ananas che adesso andremo a tagliare e poi la mangerò come spuntino. Poi se buona, aspetto che maturi anche l'altra. Ci siamo. Piccola ananas. L'abbiamo fatta. Ragazzi, adesso iniziamo a tagliare l'ananas. Un po' sono emozionato. Sembra buonino. Facciamo fette. Faccio a fette come quando ero al ristorante che facevo il cameriere. Mettiamo un avanti e un indietro. Lui si presenta anche bene. Ed eccoci qua, il piatto di presentazione. I ragazzi sono là di là che stanno facendo delle telefonate, la Sofia al computer. Adesso la mia me la mangio, prendo la più grande, almeno la assaggiamo. Ah, ma dai! È anche buona. Pappa sei dolce. È buonissima. Sì, ma secondo me loro non riescono mica a mangiare. Non gliele porto mica. No, no. Cavolo, la mia fetta è già finita. Adesso gli dico che non era buona. Ho sbattuto via l'ananas e poi si arrangiano, poi me li mangio io. No dai, alla fine sono stato bravo. Ho condiviso l'ananas con gli altri e ho distribuito le fette un po' a tutti. Beh, lo sapete cosa mi ha detto la signora? Che se tiriamo via tutte le foglie da questa parte qua dell'ananas e poi la interriamo, nel giro di 2 anni cresce la pianta con anche il frutto e ne possiamo mangiare un'altra. Bravo,
Questa informazione è da verificare, però l'ha detto la signora, forse è vero. Quindi in teoria basta tirare via tutte le foglie, interrarla e poi cresce un'altra volta. Pesissimo. Ciao.